Hey piccoli Steve, benvenuti in questo nuovo episodio, il secondo episodio della Haven Spheres. Oggi ragazzi siamo finalmente qui, aspettate trovo F8, ok grazie F8. Bene ragazzi, allora, oggi vi mostro che sta tramontando il sole. Il primo episodio abbiamo iniziato con l'alba con il buco nero. E ora finiamo con questo bel galeone, questa imbarcazione, questa nave bellissima con il tramonto. Ok ragazzi, allora come vedete sono andato un attimo avanti. Un po' abbastanza. Ho fatto questa piccola coltivazione, questo cobblestone generator che avete visto già prima. E mi dispiace non aver registrato, ma ho fatto parecchio pietrisco ragazzi, l'ho fatto, non è che sono stato qui con il piccone a rompere il pietrisco in continuo, me lo sono citato, no scherzo, sono stato qui con il piccone, solamente che ho utilizzato una sorta di, sono andato a vedere su un video, su un tutorial dove AFK puoi rompere i blocchi con il cobblestone generator velocemente, e quindi ho fatto appunto, ho utilizzato quel metodo per fare magari, intanto facevo qualcos'altro e qui si rompeva appunto la cobblestone. Ok ragazzi, allora ho fatto quindi tutta questa cobblestone, come vedete ho fatto molte cose, ho fatto una pagnotta, ho ricavato un'altra mela, gli alberi li ho piantati qua e niente, questa bellissima mappa che avendo piantato un albero qui e non lo faccio più, si erano rotti questi due pezzi della mappa, io ho dovuto rifarlo in creativa. Succede ragazzi, succede perché io sono molto sbadato, ma succede. Ok, allora dopo aver fatto questo voglio ringraziare, che ora la registro neanche una giornata dopo aver pubblicato il video, però volevo ringraziare JustPsimo per il suo commento dove mi ha scritto molte cose, sono molto felice e di questo voglio ringraziarlo, infatti apparirà proprio il suo commento qua davanti a voi. Tutto animato, fighissimo. Ok, allora ragazzi, mi ha detto che di utilizzare l'isola mia, ma anche tutte le altre isole che vediamo in giro, per la cobblestone e non fare la cobblestone con il generatore. Quindi ho deciso di sfruttare questo commento, anche se ho già fatto tantissimi stack di pietrisco, però voglio fare. E mi è venuta in mente una cosa: vorrei quest'isola scavarla tutta, ma non tutta, scavare tutta e lasciare un blocco di contorno e praticamente cavarla tutta, sarà tutta cava. E tutta questa cavità verrà riempita dalla mia casa, o comunque da chest dove metterò le cose, e per fare appunto la nostra survival tranquilla. Alla fine ragazzi ho deciso di abbandonare questa idea della cavità di tutta l'isola e ho fatto solo quello che vedrete nel prossimo episodio. Ok, ora che è notte siamo tutti felici, vi ricordo, non ve l'ho detto ma siamo normale. E mi sta calando la fame. Sono andato a vedere lì se ci stava qualcosa e ci sta tante cose, veramente ci sta uno spawner, tanti spawner di scheletri mi sembra, non so perché sono caduti dei scheletri e li ho uccisi. E ok, però prima di tutto vorrei andare su quell'isola perché ho visto delle mucche, anche lì mi sembra ci sta qualcosa, lì avevo visto delle mucche, quindi ci serve da mangiare, per questo noi andremo a su quell'isola. Però ragazzi, dato che, anzi, sai che sì, me lo prendo per poi scendere, non so come salire, cioè, ora prendiamoci le lastre, non so come salire perché se io salgo così, tipo, poi dopo come scendo mi butto dentro quest'acqua oppure prendo l'acqua che vedo lì e poi la faccio cadere, sì, facciamo così. Direi che ho tutto, vero? Sì, va bene, ho la pietra, quindi adesso saliamo con la nostra pietra, che poi durante la salita sì, sarà un po' più noioso. Allora metto le slab come ha consigliato nel commento Just, e quindi farò così, le metterò così da non far spawnare i mob sulle slab. Non vorrei che ci fossero mob, perché se mi fanno cadere i mob sono casini. Sono mob mi fanno cadere, e se io casco muoio perché non c'è la keep inventory, che io non metterò perché non ha senso metterla, dai, cioè che la mettiamo a fare. Ok, facciamo così. Cioè che la mettiamo a fare no, però ci serve, ci servirebbe, sarebbe utile, ma non lo faccio perché
è meglio così, non vorrei... Oh, mucche ferme. Ah, ecco che mi sono scordato il grano, devo prendere il grano. Benissimo. Ok, qui c'è un mob spawner. Ok, ok. Se qui c'è il mob spawner sono molto... Mucca, ferma lì, ok? Non cadere. Allora, io mi prenderei già queste mucche e se ci sta il mob spawner dovrebbero spawnare loro da sole. Non dovrei farmi una farm. Quindi io intanto ne uccido tre. Anzi, quanti mi ha dato? 4. Quindi ne uccido un'altra. Ho sentito una pecora? Sì, eccola. Non la uccidiamo adesso, anzi, però ci servirebbe dopo. Dove è andata quell'altra mucca? Ah, eccola. Oddio, lì. Ah, lì è l'ancora della nave. Ok, ritorniamo. Mucca, mi dispiace, ma tu mi stai sulla strada. Io ti devo uccidere. Ok, e non far cadere i drop. Perfetto, anzi, che perfetto. Ora io come vado? No, non rischio di buttarmi così, quindi prendo tranquillamente la nostra bellissima acqua da qui. Ho fatto cadere la mucca. Benissimo, l'acqua da qui e poi la rimetterò poi dopo quando mi farò l'acqua infinita. Perché mi faccio l'acqua infinita, no? Mi sembra giusto di farmi l'acqua infinita. Oddio mio, mamma mia, ma perché rischio così? Ok, allora, non correre, non correre. Ah, mettiamola qua. E non dovrebbe rompere niente, vero? Boom. Ok, ho rotto un fiore, mannaggia. Guarda, adesso la nostra isola non è più bella come prima. Ok, andiamo a mettere a cuocere. No, non ho la carbonella, un attimo me la rifaccio. Anzi, ce l'ho. Ok, vabbè, basterà un pezzo di carbonella. Perché mi sembra che cuoce 6 pezzi la carbonella e il carbone 8 pezzi. Ora, non mi ricordo bene, però dovrebbe essere così. Facciamo intanto che cerchiamo le cose. Non so, se troviamo... ok, no, aspetta. Che blocco d'erba, argillite, lime, the begin. Aspetta un attimo. Ma... aspetta, io pensavo di... cioè, volevo cercare il ferro, ok? Magari ci stava ferro qua dentro, invece ho trovato una chest. Ok, allora mi rompo questa chest. The begin, leggiamo il libro prima. Don't kid yourself, this is just to get started, good luck. Quindi, non preoccuparti, questo è solo l'inizio, buona fortuna. Ah, quindi questo avrei dovuto farlo nel primo episodio, ok. Quindi trovare questa argillite sarebbe stata la prima cosa che avrei dovuto fare. E forse Just lo sapeva. E mettiamo l'argillite, aveva detto che questi blocchi sono appunto... sono incantati. Ecco lime. Io la metto così. Ok, ci rimangono 3 pezzi. Non so che farmene, però. L'ho messa lì. Ok, penso che vada bene così. Questi 3 pezzi, dato che ho preso questa chest, direi di metterli qua. Ok. E per tutti gli altri blocchi del monumento che ci rimangono. Perché se voi sapete che devo farci qualcosa con questi blocchi, ditemelo. Tipo una costruzione casuale. Seriamente, non ci sta qui magari del ferro tipo no, vediamo un po'. Penso che ci sta solo pietra e basta, cioè boh, così finisce. Ci sta solo pietra su st'isola. Vedo della terra, però mi preoccupa sta terra. Ok, ancora niente, aspettate, non sono sicuro. Metto la luce. Allora, aspettate che non mi fido, perché mi sembra che... ecco, cade. Ok, qui finisce, quindi metto una torcia. Anzi, metto 2 torce, così per ricordarmelo. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Ricordate di lasciare un bel like, perché se vi piace ricordatevelo, perché so che qualche volta succede che non ve lo ricordate. Cosa ho visto lì? Oddio, tutti i minerali. E commentate ragazzi come fate ogni volta. Vi ringrazio qui. Questa volta siamo quasi a mezzogiorno, quindi è ora di pranzo. Anche quando sto registrando quasi ora di pranzo. E quindi ragazzi, io vi saluto qui e vi auguro un buon game, piccoli Steve. Ciao ciao.